Senti, questa serie a me è piaciuta tantissimo, un po' perché muta nel corso degli episodi, cioè all'inizio magari ti aspetti una cosa, poi diventa un'altra. Volevo capire un po' quale di quei tanti aspetti che ha questa serie ti ha colpito di più, cioè cosa proprio ti ha attratto questo progetto. Tanti aspetti, tantissimi, ed è vero, la prima sceneggiatura sembra che ti presenta una serie e già alla fine comincia a cambiare, il secondo episodio è completamente un'altra cosa, il terzo, sei anche in un altro paese, e non dico altro. Quindi è una serie intrigante, interessante, ambiziosa, perché comunque è una serie che ha diverse nazionalità di attori e rispecchia moltissimo la realtà, perché quando si ha persone diverse di diverse nazionalità, tra di noi, tra due italiani si parla in italiano, tra due tedeschi si parla in tedesco e quando ci si incontra si parla in inglese, è esattamente come succede nella vita vera. E questa cosa secondo me è molto ambiziosa, ma molto reale, molto onesta, invece di scegliere un'unica lingua per tutto. È stato fatto un ottimo lavoro e grazie a Paramount che anche ha aiutato questo tipo di progetto. Poi ovvio c'è la libertà di scegliere qualsiasi lingua tu voglia, puoi vederla in italiano, doppiata, in tedesco, doppiata, anche se la mia voce in tedesco fa ridere, però c'è questa libertà. Però è un progetto molto ambizioso e a me è piaciuto anche per questo. Okay. Senti, il tuo personaggio anche è fighissimo, nel senso che anche all'inizio quasi non sai se ti puoi fidare, potremmo dire, no? Sì. Un po' mascherato, non sai bene come, diciamo, da chi parte sta, se darne fiducia hai fatto. Però in realtà è una donna molto forte, soprattutto che si trova in un ambiente molto maschile e riesce comunque a trovare la sua voce, anche perché, diciamolo, è la più intelligente lì in mezzo, non è uno spoiler. Guarda, una cosa che proprio quando ci sottovalutano è di un fastidioso, però molto meglio, va bene, sottovalutateli, ci sarà più soddisfazione dopo, ma non c'è problema. È vero, è una donna molto forte, cresciuta in un ambiente assolutamente maschile, dove regna il patriarcato, insomma, nella sua famiglia, una famiglia vecchia, una famiglia vecchio stile, vecchio stampo, e il fatto che lei sia cresciuta con l'ideale di poter diventare magari un giorno l'erede, è stato molto frustrante, ma la bellezza del personaggio è che non è passivo, non è mai passiva Franca, mai, anche quando si trova in difficoltà, anche quando provano a metterle i piedi in testa, lei non è mai passiva, comunque riesce a uscirne e sempre con una marcia in più rispetto a chi ha davanti. Ed è intrigante, ed è stato intrigante anche quello, perché la finanza non ti viene in mente immediatamente una donna, ahimè, purtroppo. Però è così. Invece lei tiene testa a dei capoccioni, che sicuramente esiste anche nella vita vera, ma noi rendiamo giustizia a quella fetta di donne di cui non parlano. Tra l'altro c'è un suo aspetto che in realtà l'ho visto non tanto come io potremmo dire, diciamo, di un maschilismo, di un retaggio maschilista, ma molto italiano, cioè il fatto che lei è molto divisa tra quello che crede un po' la tradizione familiare, no? Che io l'ho vista un po' come una cosa molto italiana, no? La paura di dire le cose famiglie. Lo è. E non dire che ci nascondiamo dietro al mignolo, perché cioè, proprio è così, lei ha questo problema che molti di noi hanno di dover andare contro la famiglia, perché la famiglia appunto ha quello stampo lì e di dover ammettere anche a se stessa che in realtà lei ha ragione, che ha assolutamente più forza di chi è stato scelto e prescelto, però la sua intelligenza sta nel affiancare, sta nel non fare un passo indietro, nel non abbandonare, ma affiancare. Probabilmente all'inizio pensa di poter manipolare, ma in realtà non manipola mai, ma riesce sempre ad essere compagna, cioè è proprio una mentore, che poi diventano una cosa sola in realtà, mano a mano, più si va avanti.
Assolutamente. Tra l'altro, ecco, a proposito della finanza, è una serie che in un certo senso ti fa riflettere, perché i primi episodi ti sembra quasi di guardare un racconto un po' fantasy, un po' action, io poi a un certo punto mi sono ritrovata a pensare cosa ci farei con questi soldi, come posso salvare l'umanità da sola, quindi No, da sola sicuramente. è impossibile, da sola te, no, rinunciaci perché da sola non, no. Ti, no, diventa un incubo, capito? Il più sogno, il più bel sogno che diventa un incubo, perché comunque non finiscono, almeno a te sembra che non finiscano, ma poi quando si parla di grandi società, ecco che i numeri cambiano e quello è stato anche divertente, imparare a vedere, noi cambiamo ovviamente per ovvi motivi. I grandi nomi delle grandi società che governano un po' l'economia mondiale sono più o meno quelle, però abbiamo cambiato un po' tutti i nomi perché se no non era fattibile. Basta fare una micro ricerca ed eccolo lì che trovi tutti i risultati. Senti, faccio l'ultima domanda, volevo capire tra tutte le scene quale ti sei più divertita a girare, una scena magari, perché tra l'altro sono location pazzesche. Le location sono bellissime. Io penso tutte le scene dentro al quartier generale dei Fontanelli sono state le più divertenti, le più complicate, le più sofferte. Ce n'è una, ma spoilerò, è una dell'ultima puntata, ma non posso dire niente. Quello è stato molto divertente, ma non posso dire niente. Guardate la serie, esatto, L'ultima diciamo così. puntata dei delle belle chicche.